Sono Massimo Berruti, ex giocatore di pallapugno di Canelli, a dove abito. Sono nato a Rocchetta Palafea, attualmente da sempre faccio anche il pittore e sono co-titolare di un laboratorio di vetrate artistiche di nome Azzurro Cielo. Ho avuto una lunghissima carriera come giocatore, ho iniziato a 8 anni in cui andavo già dentro un programma di Mai Buongiorno nel 1956. Per spiegare appunto, mi usavano per spiegare un po' la pallapugno. E poi l'ho giocato fino a 43 anni, ho vinto 6 campionati di Serie A, molte finali, tanti secondi posti, questa è stata poi ho vinto 4 campionati giovanili, questa è stata brevemente la mia carriera. Come pittore lavoro molto intensamente, mi sento che sia la mia parte professionale, sposto in tantissimi posti, anche all'estero, nelle principali città italiane. La pallapugno, se devo parlare di questo, in quanto facente parte di questo territorio, di cui fra l'altro la pallapugno è riconosciuta come bene immateriale di questo territorio, di cui mi arrogo il merito di aver spinto e essere riuscito, grazie anche a Roberto Serrato che mi ha aiutato. La pallapugno, relativamente a questo territorio, era specialmente nel passato parte integrante della cultura del territorio. Non era solo uno sport, era l'espressione delle genti di Langa e dell'entroterra ligure. Si giocava in tutti i paesi, in tutti i cortili, ovunque. Facevamo un'attività addirittura folle perché una partita di pallone può durare anche 4 ore e facevamo 6-7 partite alla settimana, quindi è stata estremamente dura, estremamente intensa, però estremamente soddisfacente, perché poi in questi territori il giocatore di pallapugno, una volta i tifosi ti eleggevano come suo campione personale, per cui non seguivano la squadra ma seguivano te, e tu rappresentavi loro, e questo ti rendeva molto bella la cosa e molto dura nel caso in cui, anche quando ti facevi male, diventava quasi una colpa perché tu non dovevi cedere mai. Ed è il motivo per cui la pallapugno, nonostante le sue dimensioni piccole, in realtà poi è grandissima, proprio perché è espressione culturale. Nelle nostre zone la pallapugno è nata come bracciale che in tutta Italia, e allora i giocatori di bracciale erano conosciutissimi, erano quasi i calciatori di adesso. A fine 800 giocavano davanti al re a Roma con 20.000 spettatori, quindi vista le difficoltà, vista la minor popolazione, che sono quasi 50.000 spettatori di adesso. Poi si è frantumato, è stata interrotta, e si è frantumato in vari sport che hanno man mano preso una propria strada. Uno di questi è la pallapugno, e noi abbiamo circa un secolo e mezzo, proprio come col pallone elastico, che è la personalità del nostro sport. E si è diffuso appunto in queste due zone, ma in modo capillare, cioè nel senso che non c'era paese che non avesse la propria squadra, non c'era paese che non avesse i propri beniamini, i propri eroi personali, specialmente in una variante della pallapugno che si chiama Pantalera, dove si può giocare in ogni cortile, in ogni piazza, indipendentemente dalla dimensione, mentre invece la pallapugno si gioca in uno sferisterio di 90 metri per 16, con possibilmente una rete di appoggio laterale, e quindi già ha una dimensione che non tanti paesi delle Langhe potrebbero avere. Si è arrivati ad un momento in cui in questi piccoli posti, quando ci incontravamo io e il mio avversario storico, che si chiama Felice Bertola, noi muovevamo, ad Assi siamo stati dicono che siamo stati il confronto sportivo con più pubblico. Noi avevamo l'ultima finale che abbiamo fatto, avevamo 5.000 spettatori in campo, più 2.000 fuori ad aspettare solo a sentire come andavano le cose,
più tutti quelli che non sono venuti sapendo già che lo spazio non ci sarebbe stato. E niente, noi abbiamo, io ho smesso che sono quasi 30 anni, i tifosi mi salutano ancora adesso, mi ringraziano per lo spettacolo, mi ringraziano per quello che abbiamo dato, come io devo ringraziare loro per il tifo, per l'amicizia che mi hanno accordato e che prosegue, ed è una cosa piacevolissima che va, secondo me, un po' appunto un po' al di là dello sport per sfociare nella vita. Pallapugno, come dicevo, c'è un campo di 90 metri, due squadre che si confrontano di 4 e 4, sport di squadra un po' anomalo perché il battitore fa la maggior parte del lavoro, della partita, deve essere quello più potente, deve riuscire a colpire questo pallone, è un po' come una sorta di tennis in cui il colpo è il volo, il primo salto come il tennis, punteggio come il tennis, 15, 30, 40 gioco, si va agli 11 giochi, le partite poi brevissime durano un'ora e mezza, se no durano due ore e mezza, tre ore e mezza, quattro ore, eccetera. A differenza del tennis però il fondo campo, come baseball, si chiama intra ed è il gol del calcio. Fai una battuta con una rincorsa, ma la battuta è normalmente lunga sui 70 metri, e la palla è due etti e quindi poi quando viene colpita violenta, che la ricaccia, si parla di un contraccolpo di 100 kg, quindi chi non è abituato, o la spalla o il gomito parte, oppure si fa male alle ossa della mano. Quindi diciamo che per quanto riguarda un po' la storia recente della pallapugno, c'è stata una variazione, secondo me, da una parte buona e da una parte cattiva, cioè si è voluto farlo diventare completamente sport, cosa che io ero d'accordissimo, già io ero impegnato a quello, facevo allenamenti tutti i giorni, quindi pesistica, atletica, eccetera. Allora si giocava molto di più perché c'era, oltre al campionato, c'erano i trofei, i tornei, c'erano le partite nei paesi, eccetera. In un'estate di 91 giorni ho fatto 88 partite. Adesso è perfino proibito. I giocatori sono variati come modo di giocare perché si allenano molto di più atleticamente, visivamente, sono degli ottimi atleti. Hanno perso quasi tutti un goccino di sapienza pallonistica giocando meno, diciamo, relativamente a una volta. E poi soprattutto una volta uno nasceva nel paese dove giocava in piazza, in piazzetta, dietro la chiesa, eccetera, per cui gli entrava proprio dentro. Adesso deve essere proprio il familiare che ti porta, e quindi è leggermente, si è diventati un po' più atleti, si è staccato un pochettino dalla cultura dei posti, e questa è la parte negativa, mentre quella positiva è l'atletica, è l'allenamento, è il miglioramento di certe cose. E adesso secondo me bisogna recuperare questa parte di cultura, reintrodurlo lì, perché sennò come dimensioni pure semplici, insomma, non è che siamo granché, mentre siamo enormi se parliamo di cultura. Io l'ultimo sport che l'ultimo campionato che ho vinto, siccome sembrava era un girone a 4-6 partite, ho perso le prime due, sembrava che quell'anno lì fossi fuori dai giochi. I tifosi, tutti quelli che facevano tipo per me da ogni parte della cosa, tutti sono venuti a chiedermi se vincevo, era lui che mi ha portato fortuna, dovevamo andare a festeggiare da lui. Io ho detto di sì, tutti pensando che ormai era andato, ho vinto, ho dovuto fare 45 cene in due mesi di festeggiamenti, perché ognuno è venuto e giustamente ha preteso che io ci fossi, e io ho mantenuto le parole date, però a momenti morivo di gestione. Si è provato, dato che giocano in tante nazioni, si è arrivati a 29 nazioni, ognuno però col suo gioco, si è provato a fare dei campionati del mondo, europei, ho partecipato anch'io a qualcuno, però ognuno con le sue regole. La pallapugno si è provato a fare la pallapugno internazionale, però abbassando il peso della palla in modo da rendere più facile a chi non era abituato il colpire, eccetera, però nello stesso tempo diventa improponibile chi è abituato a quel specifico sport incontrare degli avversari che giocano in modo tutto diverso, con noi non possono competere, nella pallapugno. C'è un ragazzo libanese, il Kara, e poi ci sono dei giovani che stanno cominciando a salire, che
sono di altre nazionalità, c'è un centrale, si chiama Slavo, c'è in questo momento che sta giocando in Serie A, insomma ci sono questi tentativi di entrare e penso che non ci siano problemi sotto quell'aspetto. Quando siamo sul campo e anche noi parliamo dialetto, io non ho nessun problema a variare la cosa, ad esempio con i miei fratelli parlo piemontese, invece con mia moglie e mio figlio italiano, però insomma, anche lei lo sa, anche lei è piemontese. E sui campi è molto più diffuso il piemontese ancora, o il ligure, che non l'italiano. Praticamente quando uno deve colpire la palla la deve abbassare per renderla difficile da colpire, cerca di girare la terra, cerca di giocare la terra, dai un po' più forte, dai un po' più piano, fuga un po' te l'intra, vedi un po' di fare intra, slotti, se no vai a fare fallo, allargati, se no vai a fare fallo col pendolo, va fuori campo, no, praticamente è più piemontese ancora che italiano. La strada da percorrere a volte può dipendere dalla pallapugno, a volte dipende anche da correnti esterne, di politica, di altri sport. Per esempio gli sport minori, sappiamo tutti che il calcio sta un po' fagocitando tutto, sia in termini di monetari, sia in termini di visibilità nei media, eccetera, quindi mette in difficoltà quasi ogni sport. Ed è chiaro che uno sport povero ha bisogno di sponsor, ha bisogno di avere contatti con la politica che possa far introdurre di questi discorsi, oltre a una sorta di politica di aiuto dal punto di vista proprio culturale, ridandogli importanza, anche se devo dire che sotto questo aspetto qui la Regione Piemonte siamo sempre stati un po' collegati con la cosa. L'attuale Presidente è un appassionato di pallapugno, per cui ci auguriamo che i contatti aumentino. E poi niente, nessuno ha la medicina perfetta per fare il salto che in questo momento manca di un ritorno, di un maggiore numero di tifosi, eccetera, però se qualcuno potesse avere la medicina la tirerebbe fuori subito, purtroppo è un momento di difficoltà sotto quell'aspetto lì.